Nelle piane, nel deserto di Planet Crafter, sorge questa costruzione estremamente virile e big. E poi c'è quella zona rossa laggiù, che ancora non ho mai esplorato, ma la mia base è lontana da quella parte. Ovviamente, popolo, io sono il senza nome e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Planet Crafter. Là dentro si entra e noi entreremo, ma guardate quanti materiali ci sono da raccogliere. Devo assolutamente costruire l'ore collector, quello che praticamente raccoglie i metalli e i minerali in automation, in modo da rendere le cose molto più semplici e automatizzate. Ma nel frattempo voi mettete un mi piace e mettetevi comodi, boys and girls, ovviamente. Benvenuti popoli, benvenuti, benvenuti ancora una volta a un altro episodio. Inoltriamoci dentro questa catacomba di nave per vedere che abbiamo trovato le beans, i fagioli e il cibo ci piace. E anche il titanio e l'explant, onestamente non ci frega più un cazzo, ne abbiamo abbastanza tanto, quindi chi se ne frega. Fatemi bere quest'acqua, l'acqua è un problema a questo punto, santi Dio, accendo la luce. L'acqua, come stavo dicendo, è un problema a questo punto perché l'acqua ci dà dei problemi, indigestione spaziale principalmente. No, ci dà dei problemi di questo tipo. Posso trovare altra cipolla, perfetto. Tutti i materiali che posso raccogliere. In realtà mi interessava portare a casa l'iridium e tutte queste cose belle che abbiamo raccolto nel tempo. Non so neanche cosa prendere di tutto questo, onestamente, perché sono un po' un piccio bananeggio in questo punto. E andiamo avanti piuttosto, perché vediamo se troviamo qualcosa di più avanzato in termini di tecnologia. Altro iridium è la tusca. Oh, la tusca è carina e coccolosa, un 400% e basta. L'alluminio, magari il titanio, ci rinunciamo all'alluminio, al titanio e prendiamo l'alluminio al suo posto. Iridium ne troviamo in abbondanza e quindi sistemiamo un po' di ordine qua. Gracias, così, perfetto, ma era meglio l'altro ordine, fa stesso. Quindi questo sembra una sala operatoria, posto di pilotaggio. Che razzo era sta cosa? Non lo sappiamo. Smontiamo anche a questa parte. Esplorazione virile dappertutto. Altri beans. Ok, Uncle Beans. Ferro. Allora, lasciamo giù questo. Pigliamo questo, lasciamo giù questo e pigliamo l'alluminio. L'alluminio per ora è ancora importante. Tanto importante. Via il ferro dalle manine. Atmospheric Water Collector, la signora della pioggia, Life on the Sky, nuovo achievement. Possiamo quindi fare venire giù acqua dal cielo. Tu scendi giù dal cielo. Madonnina santa, mi sto perdendo qua dentro. Questo è un heater di livello 3 quasi sicuramente, quindi mi darà dell'iridium. E qua Sid Nulla, Sid Lima. Sid, zia Paperone, non ho più spazio in inventario. In realtà potrei lasciare giù questo cibo perché ne ho già abbondantemente tanto. È un po' me ne magno, te le dirò. L'ossigeno possiamo usarlo, quindi prendo gli squash, non ci servono più. Questi mi servono invece per fare atmosfera. Quindi va bene così. Cosa abbiamo qui? Messaggio, messaggio su una big ship. C'è un messaggio e anche qua c'è un reattore nucleare. Devo capire che diavolo ci metto qua dentro. Probabilmente del. Non ho idea ancora. Sbaglio, sento della pioggia. Oh mio Dio, popolo, che cosa abbiamo creato? La pioggia! Sta piovendo nel deserto! Wow, baby! Incredibile! Se io facessi un collettore d'acqua potrei berla quest'acqua, invece no. Invece no, non si trova più il ghiaccio adesso. Abbiamo scaldato troppo il pianeta e non riesco più a trovare ghiaccio per bere acqua. Quindi, che cosa serve per un collettore d'acqua? Scusatemi. Sono un piccio banana io. Super alloy, silicone, magnesio, ok, un po' di tutti i metalli in generale, ottimo. Top, power, professional, easy. Siamo finalmente a casa! È un altro temporale appena iniziato. Io dovrei pensare a fare appunto il raccoglitore adesso. Ed è proprio quello che farò in questo instant, a parte ovviamente crearmi una bottiglia d'acqua e bermela possibilmente. Sì, cercavo proprio l'acqua, eccola qua. Tac, ho fatto questo. Qua dove ci sono i semi, mettiamo via tutti i semi che ci possono essere utili successivamente. E poi, Madonnina Santa, ho un sacco di cibo. Ecco, infatti, il motivo per cui non mi serve più tutto questo cibo in maniera così assurda. L'eggplants, onestamente, possiamo farne a meno perché gli squash sono meglio.
Quindi tutto in ordine, a posto. Ho cibo qua anche per voi, banane. Venite anche voi qua che abbiamo posto tutti. Nel frattempo, mettiamo in ordine questo. Pigliamoci il rod perché potrebbe essere utile. E il cobalto insieme agli altri minerali mi aiuteranno a fare appunto il raccoglitore. Ferro, silicio, magnesio, alluminio. Stiamo lavorando intanto verso il prossimo step che è l'acqua liquida. Liquid water, 12% della pioggia. Siamo passati al liquid water. E nel frattempo qui la violenza sta proseguendo con estrema potenza. Vediamo un po'. Allora, e ovviamente siamo sul tetto della nostra grande edification. E per non saper leggere e scrivere, farò quello che nessuno si aspetta di fare. Ovviamente, un raccoglitore di acqua. Sì, appena ho il cobalto che vi ho appena consumato. Quindi fatemi scendere. E quindi fatemi scendere ulteriormente. Tutto un piano qua che non è stato utilizzato. E quindi posso metterci cose. Ma nel frattempo mi serve del bellissimo cobalto da qualche parte. Cobalto, eccolo. No, non è quello. Che mancano risorse adesso. Non dimmi che iniziamo a scarseggiare le risorse, che dopo io mi arrabbio, eh. Quindi saliamo sul tetto, ancora più in alto, ovviamente, perché ci piace stare in alto. E facciamo il raccoglitore di acqua piovana. Tanto piovana, perché piove spesso, piove. Guarda qua, baby. Raccoglitore di acqua piovana. Open Atmospheric Collector. Ah. Forse era meglio se lo mettevo in un posto più comodo che metterlo sul tetto. E tipo arrivare sul tetto non è sempre facile. Per cui credo che lo smonterò da qua. Lo costruirò lì in giardino. E sti razzi, andiamo dentro che sto finendo l'ossigeno. Non me ne ero manco accorto ovviamente. Nel frattempo, ovviamente, calore un po' indietro. L'ossigeno è alle stelle. E la pressione. La pressione ci stiamo lavorando, possiamo far di meglio però. Come siamo messi l'elettricità? 20.10. Ok, devo andare a esplorare. C'è una zona che non ho ancora esplorato minimamente. Ho appena fatto un'altra mega scoperta, popolo. Ovviamente, girando per di qua e per di là, abbiamo trovato un buco. E nel buco abbiamo trovato cose. Chiaro? Bene. Sembrerebbe essere un satellite Gigantus caduto esattamente qui. Open Rex, e guardate cosa c'è dentro. Santa. La nulla, sì, buona la nulla, buona, buona tanto la nulla. Pigliamo tutto essenzialmente e siamo fieni di inventario. Bene, volevo un attimo magari sistemare l'inventarius. Perfetto, acqua in abbondanza. Sicuro muoio di sete a questo punto. Morirò senza ossigeno? Forse sì, forse no, chi lo sa. Lo scopriremo ovviamente solo vivendo. Ma se moriamo, ovviamente mica possiamo scoprirlo, no? Non si può distruggere, ma si può semplicemente a rubare tutto e quindi si può continuare il nostro percorso. Questa è una zona rossa e basta. Mi sembra un po' strano. Fatemi costruire ovviamente un piccolo pod di salvataggio, come sapete che solo noi costruiamo. Quindi con una porta di salvataggio che ci permette di ripigliare un po' di ossigeno. E quindi ci possiamo distruggere sotto il culo? No, a quanto pare, gracias. Là. Lo ripigliamo e andiamo avanti. Perché ci deve essere dell'altro qua. Non può essere tutto qui. Dobbiamo scoprire. In realtà ho visto anche degli altri passaggi. Cioè, mi sto facendo un po' una mappa mentale del posto, ma è gigantesco. Sembrerebbe essere un nuovo bioma. Dove a volte si sentono cani abbaiare. Ed è abbastanza bluastro. Forse quello che interessa a noi. Ma prima devo assolutamente farmi un posto dove riposare le ossa stanche. Ok, easy. Potrei pensare quindi, visto che siamo da questa parte ormai del pianeta, di farmi magari anche. Che non ci sta il ghiaccio. Se ci fosse il ghiaccio sarebbe ancora meglio. Ma non ci siamo ancora. Non ci possiamo ancora fermare. Mettere un beacon, capito? Dargli una destination, un nome. Vedete, da lì si entra in questo bioma. Ma ancora non ho capito cosa ha di speciale questo bioma. Sì, tanta nebbia. Sì, cos'è questa cosa? Oh mio Dio, ho trovato l'osmium. Oh, santi numi, ho trovato l'osmium. Ok, scusami, cosa abbandono qua? Il magnesio e il ferro e fuck you, ok? L'osmium, basta non crepare a questo punto, perché sai. Ok, il ferro mi serve per costruire la casa. Fuck, costruisci casa, Mike, fast. Costruisci casa. Mi serve l'altro ferro. Dal magnesio, dove il ferro? Ferro! Zolfo? Ok, bello il zolfo. Questa volta ci resto secco! Madonnina santa!
Ah, sono morto e ho perso alcuni dei miei oggetti? E non è che qua sia tanto meglio, mi hai spostato indietro di 100 metri, zio canaglia. Vabbè, che famo? Crepo un po' alla volta? Ma sta pia per il culo. E questa popolo di potenza è penso la sesta volta che tento di tornare a casa, perché c'è un sistema molto interessante. Le prime quattro volte sono rimasto senza ossigeno. La quinta volta sono rimasto senza acqua, praticamente a poco da un punto di ristoro mio creato personale. E l'ultima volta sono rimasto senza cibo. E quando si crepa ti dà un ciccinino di qualcosa, delle risorse. Di cibo e di acqua te ne dà un po', di ossigeno te ne dà pochissimo. Infatti è stato quello il motivo per cui sono molto tipo ripetutamente. Questa volta conto sul fatto di arrivare, anche perché avevo provato delle scorciatoie e avevo fatto una brutta fine per quello. Motivo per cui dovremmo valutare l'idea di farci una base lì. O lì, insomma, da questa parte farci un punto ristoro a metà. E poi soprattutto parte molto importante, da questa parte del deserto non ci sta ghiaccio, quindi acqua un cazzen, però là dove ho fatto adesso praticamente quella microbase essenzialmente una stanza che mi permette di respirare, ok, perfetto, hydration low, a quello ci possiamo lavorare, il problema è là, il cibo, quindi questa volta tirata dritta fino a casa. Stavo dicendo, tante volte sono crepato direttamente lì nel campo di alluminio, praticamente. Ma per non sapere leggere e scrivere, questa volta andrò dritto a casa a mangiare e a bere in abbondanza. Devo fare appunto una seconda base, secondo me, da quell'altra parte, perché lì troviamo sia l'osmium che il zolfo. E quello è rivoluzionario per la nostra sopravvivenza, per la nostra serie, ovviamente. Che vi ricordo che se vi piace. Non mi piace, sarebbe gradito e carino e coccoloso. A prescindere da ciò, ovviamente, la potenza, se volete aiutarla, 2 euro al mese, vi potete abbonare 2 euro al mese. Non so se mi spiego. Ok, non mi chiamo neanche Diego. Comunque, porco cazzo, sto finendo l'ossigeno. Forse una pausa intermedia non sarebbe stata male a questo punto, ma sono ottimista. Santi Dio! Non ci credo. Si torna indietro nell'area arida e si riparte, ottava volta. E dopo una aspra, ovviamente, battaglia per sopravvivere, il nostro piccolo marziano sul pianeta sconosciuto senza nome, ecco che arriva, entra nella fucking base e se magna una cipolla e anche due dalla rabbia, ovviamente. Pure una cazzo di eggplant, perché giustamente ce l'avevamo. Ecco che siamo tornati. Finalmente. È stata una sofferenza, un parto e qua ho i fagioli adesso. Quindi fagioli, cosa mi dà? 60 di cibo il fagiolo, madonnina, i fagioli sono magici. Poi questi quando ti fa scorreggiare pure, vedrai che fagioli che tiriamo fuori. Top, power, professional. Un po' di fagioli di là, un po' di fagioli di qua. Cibo con noi, sempre a quanto pare. E sono riuscito a portare a casa dell'osmium, sono riuscito a recuperare qualche pezzo dei miei corpicciatoli. Ovviamente sparsi in giro per la zona, per la mappa. Potrei adesso, però saper leggere e scrivere, fare un po' di capsule di ossigeno possibilmente e cercare magari il potenziamento di ulteriore ossigeno, quindi fare magari il super alloy. E dato che siamo masochisti popolo, partiamo ancora una volta alla ricerca beh, pigliamo tutto quello che riusciamo a trovare, perché in realtà lo lasciamo qua perché lo prenderemo sulla via del ritorno. In questo momento stavo dicendo andiamo di nuovo a sistemare e trovare quel piccolo avamposto che ci permetterà appunto di fare delle operazioni di estrazione di osmium in modo da avere sia l'osmium, ma magari troviamo l'uranio e soprattutto abbiamo trovato lo zolfo, anche se ancora non ho trovato le ricette con lo zolfo e quindi sono abbastanza scettico sul fatto che ci possa essere ulteriore zona da scoprire. Dove troviamo l'uranio? In un finale, ovviamente, camminando sempre dritti nella nebbia e sconoscendo ormai praticamente la strada a memoria, siamo arrivati qui, dove per qui intendo esattamente in questo buco di posto, dove farò un piccolo deposito che non sarà questo, ma sarà questo già che ci siamo. Quindi, ecco qua, un depositino che ha come scopo quello di tenere magari, ad esempio, cibo
e le cose che non vogliamo portare con noi all'interno della base super sotterranea. Bottiglie di acqua, fonti di, ovviamente, di energia ci servono, magnesio e queste cose qua lasciamole là. E cibo, oddio, 60 magari, magari mi basta, vero? 60 di cibo, se mai torno qua l'ho fatta apposta questa base, quindi tac, ecco qui. Ci beviamo una bottiglietta di queste e partiamo quindi a esplorare la zona. Purtroppo è un po' distantino quel checkpoint da quello che era il mio obiettivo, o quantomeno il posto dove ho trovato la grotta, che dovrebbe essere tipo dentro queste montagne, però è sempre meglio di niente. Infatti vedo un... ah no, quella è una cassa semplicemente di prima, e poi ho vagato totalmente a razzo, ma tecnicamente è qua dentro che si entra più o meno da qualche parte. Cos'è questa diavoleria? Perché non l'ho trovata prima? Ovviamente è sfondata questa zona, ovviamente. Ovviamente oxygen multiplier al 300%, un po' di materials, grazie. Il seed l'irma li prendo io. E questi sono dei piccoli generatori di potenza. Con una piccola base, che ovviamente non funziona, porco ciccio. Ok, grazie, fatemi entrare. Ah, cioè mi stai dicendo che c'era il cibo qua dentro e c'era pure le risorse e pure gli eggplant? Fucking fuck. E io sono andato fino all'altra parte a fare tutto il casino. E questo è il Veg Tube con 450... Madonnina santa. C'era una base avanzata qui e nessuno mi ha detto niente. E questa scala, scusatemi. Porta dentro una base super segreta, super sotterranea. E c'è un messaggio. Ok, non mi aspettavo che il sito di atterraggio fosse così pessimo. Ma non c'è motivo per cui io non possa terraformare questo pezzo di pietra gigante. Tutto quello che devo fare è seguire i passi. Speriamo che vada tutto bene e non ci siano troppe meteore. Xiao Dan, però, mi sa che non ce l'ha fatta. Questo è dato come è ridotta la sua base. E qua ci stanno un bel po' di porco ciccio cose. Cosa sono queste? Queste non si possono smontare, no? Ma le porte di Xodan sì. Oh, oh! Madonna santa, mi sono cacato in braghe. Che dice? Era più difficile di quanto mi immaginassi. Fuori è tutto tossico e i semi non cresceranno sottoterra. Ci metterà circa 2 anni a essere terraformata. Spero di sopravvivere fino allora. Ve lo dico io, il risultato è che no, non è sopravvissuto. Ma si va ancora più in profondità. Porco cazzo, che bella casetta che c'ha Xodan. Dov'è che dovrei trovare dell'altro iridium su questo pianeta? Zio, stai sciallo che so io dove si trova l'iridium. A te non serve più, ma io so dove si trova l'iridium. Però tu hai l'uranio, questo mi piace. Ossigeno basso, lo so, quindi beviamoci un po' di ossigeno, grazie. Allora, l'iridium te lo lascio, non mi serve. Mi prendo questo blueprint. Ti lascio anche il ferro e il magnesio e onestamente sti razzi di questa roba, che sono metalli abbastanza facili da reperire, però l'uranio lo prendo io. E anche il cibo. Così per sicurezza, dai, non si sa mai. Tac, ho imparato una lezioncina. L'iridium te lo lascio. Cosa abbiamo qua? Apri la porta. Quante cazzo di porte c'hai, Xodan? Ah, si va più in giù? La base super... la madonna! Tutto sottoterra costruito sto banana. I semini qua mi piacciono, anche se in realtà sono già abbastanza a posto, grazie. Ok, molto molto interessante. Scusa, si va ancora più in basso? Ah no, era in alto. Ok, era da qualche parte. Questi sono i lima, l'irna, l'iquel, che sono di base, molto bene. Sono emozionata. Da questa parte mi stai dicendo che non ci sono stato? E da dove cacchio sono arrivati? Ah, da quella scala. Ok. Quindi vado sotto e... ma si finisce più. Dai, ti sposti per favore. Aspettiamo. Aspettiamo di far spawnare cose. Pigliamoci sto ferro fuori dai maroni che devo passare. Quindi fuori dai maroni il ferro. E li pigliamo all'irma. Una che ci bastano, due per tre. Read message. Benvenuto al tuo pianeta assegnato.
E questo era il suo messaggio. Cioè, perché ce ne sono due di messaggi e gli dicono benvenuto? Cos'è che io non so? Oh Gesù bambino, era impazzito questo tizio, signori. Era impazzito Xiaodan. Guarda qua quanti pannelli, è impazzito. Ok, l'ossigeno sta scarseggiando. Lasciamo che arrivi ovviamente nella fase critica. Ho ancora un po' di ossigeno con me, che posso ovviamente sfruttare. Santi Dio, se solo io potessi uscire da qua. Tac, salgo su. Da dove si esce? Adesso perché non devo fare la fine di Xiaodan. Molto bene, permesso. Oxygen level low, ormai ho imparato a convivere con questo messaggio. E sono in superficie, top. Critical, bene, adesso beviamo. Top, via, ciupati quell'ossigeno. E qua dentro? C'è qualcosa anche qua dentro? Non era qua. Oh mio Dio! Super alloy all'infinito. Eccola qua l'uscita, la grotta super virile dove sono moruto la prima volta principalmente, dove abbiamo trovato zolfo e quant'altro, e dove dovrei stabilire essenzialmente una piccola base, che tra l'altro avevo creato questa cosa, ma non avevo la porticina per entrare, quindi senza la porticina non serve assolutamente un razzo. Pieno di iridium qua dentro e ci sta osmium a bomba. Top, infatti qua penso che sia il posto dove sono moruto la prima volta. Top. Dato che giustamente sto rimanendo ancora una volta senza ossigeno e ho finito le bombole, questa volta non posso ripetere gli errori che ho già commesso precedentemente. Quindi ho trovato tre materiali a caso che mi permettono di fare la porticina e quindi di ripararmi qua dentro. Per fortuna adesso sono libero di respirare liberamente e quindi tornare al punto intermedio che mi permette poi di tornare a casa. Con tutta questa bontà. Casa dolce casa, popolo! Siamo tornati finalmente, santi Dio! E ho recuperato anche tutte le cose, non di più! Sono andato e ho preso anche l'iridium! E la mia voce ormai mi sta abbandonando, ma almeno ho dell'uranio. E un sacco di super leghe super virili. Questo significa che nel prossimo episodio potremo costruire un sacco di cose. Ma prima di concludere, c'è una cosa che voglio fare che mi aiuterà, spero, nei trasferimenti dall'altra parte a qua molto più fast. Ed è ovviamente fare dei motori per il razzo. Ok? Motori per il razzo che ovviamente io non userò per volare, ma userò per il jetpack. Perché a quanto pare si può costruire un jetpack. Quindi prendiamo pezzi di titanio con un paio di razzi. E quello significa che adesso ci costruiamo il jetpack. Che andrò a indossare. Oh, là! Propulsione 150. Top, baby! Altra cosa interessante è che ho un altro blueprint che posso decodificare e mi dà il GPS satellite. Che diavolo è il GPS satellite? Quindi, per non saper leggere e scrivere, popolo, ci mettiamo sulla nostra bellissima rampa e wow! Tutto qua? Ah! Mi permette di svolazzare in maniera ignorante, non so per quanto tempo. Però mi permette di svolazzare in maniera ignorante abbastanza fast, ancora più fast. Yeah! Ok. Con questo ovviamente vi do appuntamento al prossimo episodio. Nel frattempo la potenza vi saluta. Ciao! Buon proseguimento! Ciao ciao!